voce viva, scrivi facile, unità didattiche, espressioni algebriche con numeri razionali relativi. Con questo software è possibile svolgere in modo controllato messaggi vocali interattivi qualsiasi espressione algebrica, disponendola, scrivendola direttamente su questa prima fila di editor e poi svolgendola su questa seconda, oppure è possibile caricare una lezione preesistente disposta dall'insegnante come compito o verifica e svolgerla poi fino alla fine del lavoro. Questo compito è composto da 6 espressioni, iniziamo la lezione, con rispondi tu. Ecco, la prima fila, nella prima fila troviamo il testo dell'espressione e noi dobbiamo svolgere la sua seconda. I tasti funzioni da utilizzare di default sono quelli indicati in questa immagine. Si utilizzano 3 dita della mano sinistra che si muovono alternativamente dalla prima fila alla seconda e alla terza fila dei tasti. E il pollice utilizza la barra spaziatrice per scrivere uguale. Questa impostazione di default può essere modificata cambiando le lettere in questo pannello. Possiamo iniziare la lezione. Non è indispensabile utilizzare il mouse, quindi lo posizioniamo un po' dove vogliamo. Il focus per la scrittura e lo svolgimento del lavoro viene posizionato automaticamente. Apro le parentesi, quindi per 21 provo, anzi però qui c'è un'operazione da svolgere con priorità e potrei quindi copiare sbagliando e no. Ecco, viene subito indicato che è un errore. 3x3 21, 3x2 6, quindi fa 81. Però cancello con la backspace, è l'unico tasto in più che si deve utilizzare, e provo a scrivere no. Sbagliando una sia per la prima che per la seconda no. Cifra, l'errore viene immediatamente segnalato, cancellato automaticamente, all'alunno spetta solo il compito di scrivere la risposta corretta. Procedo nell'operazione di copia, dopo una prima pratica, no. Ecco, ho sbagliato a scrivere l'operatore, viene immediatamente segnalato, dopo una prima esperienza l'utilizzo dei tasti funzione diventa agevole e molto pratico soprattutto per i ragazzi che hanno una grande abilità nell'utilizzare tasti funzione anche per altre situazioni quali videogiochi e altro. Ecco, quindi anche nello svolgimento di queste espressioni il tutto viene svolto con facilità. Provo a non aprire la parentesi e siccome questo risultato è un numero negativo, provo a scrivere 2 per 18, scrivo come numero positivo. Apri tonda. Mi dice di aprire la tonda, provo a scrivere anche meno. Apri tonda. Ecco, devo aprire la tonda, ora provo a scrivere il numero positivo. No. Ecco, mi dice di no, provo a scrivere invece il numero correttamente, il numero negativo. Se non chiudo la tonda e chiudo la grafica. Chiudi tonda. Mi dice di chiudere la tonda. Se premo la barra spazio e voglio andare chiudi a capo, graffa. Mi dice di chiudere la graffa. Solamente quando lo svolgimento della seconda riga è completo, premendo la barra spazio si può andare a capo. Ecco, il testo viene, adesso vediamo il testo, è stato riportato dalla seconda riga alla prima riga di questi editor e scrollato verso sinistra togliendo tutti gli spazi. La riga dell'espressione svolta è stata riportata in questo editor. Possiamo proseguire nel nostro lavoro. Ecco, questa è un'operazione che si deve svolgere da chiudere la tonda, chiudere il risultato per la tonda. Io provo a aprirlo lo stesso. No, senza tonda. Dice che non serve, giustamente. A proposito, gli errori vengono segnalati in questo pannello di controllo come errori di parentesi, copia, di copiatura dei numeri, di errori di utilizzo errato, ecco, utilizzo errato degli operatori, oppure errori di calcolo, l'espressione svolta totale, il numero totale degli errori. Ecco, proseguiamo, ecco, lasciamo il mouse qui, quindi più meno 7, chiuso la tonda, chiuso la quadra, più la tonda meno 18, chiuso la tonda, chiuso la graffa uguale. Ecco, ancora 90 più
aperto la tonda, meno 72, chiudo la tonda, meno 14, chiudo la quadra, più aperto la quadra, meno 54, meno 32, più. Questa operazione è da svolgere e da quel risultato numero negativo, provo a scrivere 28 senza mettere il numero negativo e senza aprire la parentesi. No. Provo a scrivere il meno. Apri parentesi. Ecco, apro la parentesi, meno 28. Ora provo a non chiudere la parentesi, chiudo la quadra. Chiudi tonda. Dice di chiudere la tonda. Provo a scrivere più e salto la chiusura della quadra. Chiudi quadra. Ecco, più. Questa tonda meno 18, chiuso la tonda, chiuso la quadra uguale. Ecco, queste operazioni sono da svolgere, quindi se apro la quadra mi dirà sicuramente no, senza quadra. E quindi ecco, questo è un risultato, da come risultato 4, più anche qui la quadra non serve. Allora 114. Apri quadra. Ah sì, perché il numero è negativo. Apri quadra. Adesso ho toccato un altro tasto. Allora, no. Meno 114, chiuso la quadra, più aperto la tonda, meno 18, chiuso la tonda, chiuso la graffa, uguale. Ecco, il risultato è un numero negativo, ma qui non è necessario aprire nessuna parentesi. Ecco. Risultato meno 128. Legge il risultato e passa a proporre l'espressione successiva a quella del compito dato.